Bene, avevamo un compito lungo ma semplice, no? O era difficile? Com'era? Era semplice. Un po', Così, così. Wow. Ah, vediamo, vediamo. Allora, cominciamo subito con l'esercizio 6 della pagina 94. Cecilia, dimmi la numero 1. Uno. Da quando hanno litigato, Paola e Mauro non si parlano più. Perfetto. Non si parlano più. Non si parlano più. Super. Bene, Italo, la 2. L'autobus si ferma proprio sotto casa mia. L'autobus si ferma proprio sotto casa mia. Fermarsi. Okay. Marcello, La persona che no, si le leggi bene. persone che si preoccupano poco vivono meglio. Perfetto. Le persone che si preoccupano. Si preoccupano poco, vivono meglio. Rita? Noi ci sposiamo in chiesa fra un Perfetto, noi ci sposiamo in chiesa fra un mese. Bene. Cecilia? Ultimamente non mi ricordo niente, sono sempre distratto. Ultimamente non mi ricordo niente, sono sempre distratto. Italo. Non posso capire le persone che si innamorano a prima vista. Benissimo. Anche bene l'accento. Che si innamorano. Si innamorano a prima vista. Innamorano, innamorano, si innamorano. Bene. Marcello. Purtroppo io non mi esprimo ancora molto bene in italiano. Non mi esprimo ancora bene in italiano. Super. E finalmente Rita. Quando vi rivolgete a persone anziane, dovete essere gentili. Perfetto, quando vi rivolgete a persone anziane dovete, quello importante, dovete essere gentili, così sappiamo che dobbiamo coniugare al voi. Super. Ok. Andiamo all'esercizio 7. Ok, completa delle frasi con i verbi dati. Cecilia. Uno, divertirsi. I bambini si divertono tanto a guardare la TV. Super, i bambini si divertono tanto a guardare la TV. Bene, Italo. Quando vai sulla moto ti metti i guanti. Super, quando vai sulla moto ti metti i guanti. Bene. Marcello. Se tutto va bene, Aldo
si laureerà fra due mesi. Si laureerà con E. Laureerà fra due mesi. Sì, e anche molte volte noi possiamo parlare del futuro anche usando il presente. Ok, allora io posso dire, se tutto va bene, Aldo si laurea fra due mesi. Non è un problema. Claro, eso en castellano nos hacía sentido, no sabíamos en italiano se puede usar el presente. Sí, si può, si può. Allora, le due forme sono corrette. Va benissimo. Rita. Non mi stanco molto quando dormo di pomeriggio. Perfetto. Non mi stanco molto quando dormo di pomeriggio. Benissimo. Cecilia. Arrivederci. Ci troviamo domani al solito posto. Ci troviamo domani al solito posto. Super. E Italo? Non fate rumore, altrimenti i ragazzi si svegliano. Si svegliano. Si svegliano. Super. Marcelo? Se non seguite le indicazioni, vi perderete come l'ultima volta. Esatto. Questo qua, sì, qua bisogna farlo al futuro. Vi perderete come l'ultima volta. Nell'anteriore si può anche al futuro? Tu vuoi dire i ragazzi si svegliano o si sveglieranno? È uguale. Bene. E Rita? Non capisco le persone che si offendono facilmente. Super. Non capisco le persone che si offendono facilmente. Super. Giuseppe? Sì. La 7 non si può dire vi perdete come l'ultima volta? È un po' strano. Perché se voi non fate adesso questo, succederà quell'altro. Allora sì, dobbiamo dirlo al futuro. Perfetto. Bene, Cecilia, dimmi il primo parrafo. Già, quindi dice, Ennio si alza ogni mattina alle 7. Si lava i denti. Si fa la barba e dopo 10 minuti va in cucina a fare colazione con sua moglie e suo figlio Nunzio. Nunzio. Super. Italo. Continua tu. Ennio si considera una persona felice, anche se nella sua vita non successe mai niente di straordinario. Non succede. Non succede mai niente di straordinario. Non deve fare nemmeno tanta strada a piedi per andare a prendere l'autobus che si ferma proprio sotto casa. Perfetto, fino lì. Occhio lì all'accento. Tanta strada a piedi per andare a prendere l'autobus. Prendere l'autobus. Prendere l'autobus. Ecco. Super. Marcelo, finisci tu. L'autobus si ferma proprio da te. Lui, i suoi amici si ritrovano
ogni sabato pomeriggio al bar. Oggi è sabato e il nostro amico si perde nei suoi pensieri, pensa a quanto si divertirà. Si divertirà domani allo stadio. Benissimo. Allora, l'unico che usiamo al futuro è l'ultimo perché domani. Si divertirà. Tutti gli altri sono al presente. Allora, seconda parte, dobbiamo passare la frase dal presente al passato prossimo, ricordando ovviamente la regola che dice che quando parliamo al passato prossimo con un verbo riflessivo usiamo sempre il verbo essere come ausiliare. Benissimo. Allora, Rita, la numero uno. Dimmi l'originale e poi anche l'altro. Mi alzo spesso durante la notte per bere un bicchiere d'acqua. Bicchiere d'acqua. Anche ieri notte mi sono alzata 3 volte per bere. 3 volte, molto. Sì, bene, mi sono alzata. Ovviamente se lo dico io, lo dice Marcello, lo dice Italo, mi sono alzato. Bene. E Cecilia, la 2. Mi sveglio ogni mattina alle 8. Ieri mi sono svegliata a mezzogiorno perché era domenica. Super. Benissimo. Allora, mi sono svegliata. Se lo dico io, mi sono svegliato. Super. Italo. Mi dimentico quasi sempre del compleanno di mia moglie. Anche quest'anno mi sono dimenticato del suo compleanno. Perfetto. Molto male, Italo, molto male. Benissimo, mi sono dimenticato. Marcello? Ogni volta che vado in palestra mi sento bene. Ieri mi ho sentito male perché faceva troppo caldo. Che cosa abbiamo detto? Quando usiamo il passato prossimo con un verbo riflessivo, quale verbo ausiliare usiamo sempre? Mi sono, sì. Essere. Allora, mi sono sentito male. O mi sono sentita. Rita. Mio marito si arrabbia ogni volta che la Lazio perde. Mio marito e i miei figli e sono arrabbiato. Vabbè, prima di tutto un verbo riflessivo, allora abbiamo bisogno del pronome riflessivo, vero? Per loro e loro sì il sono corretto, si sono arrabbiati
arrabbiano. No. Arrabbiat. Mi manca. Qual è l'ultima lettera del participio? Arrabbiati. Ecco, arrabbiati. Ah, però lo avevi detto. Hai detto arrabbiato. Io ascolto tutto. Okay. Allora, si sono arrabbiati. Sempre loro, finisce con i o con e? O loro si sono arrabbiati o loro si sono arrabbiate. In questo caso sono, è un loro maschile. Allora, l'unica forma è si sono arrabbiati. Super. Cecilia. Ti trovi bene in questa città? Ti sei trovata o trovato in quella scuola? Perfetto. Tu puoi dire anche... Funziona ti sei trovata, però puoi dire anche ti sei trovata bene in quella scuola? Ah, già, ti sei trovata bene. Ho trovato bene, perfetto. Italo. Ci fermiamo poco tempo in Italia. Ci siamo fermati poco tempo dai miei. Perfetto, ci siamo fermati poco tempo. Poco tempo dai miei. Se volete mettere poco tempo, se no è uguale, eh? Ci siamo fermati dai miei. Che cosa significa? Chi sono questi i miei, Italo? La casa dei miei padres. Esatto, genitori. La casa dei miei genitori. I miei genitori. Benissimo. Bene, Marcelo. Mi abituo con difficoltà al clima del nord. Mi sono abituato al clima di Venezia. Perfetto. Allora, mi abituo con difficoltà al clima del nord. Mi sono abituato al clima di Venezia. Benissimo. Oh, mi sono abituata. Ah, guardate che dipende dalla persona. Ok, dice completate con il passato prossimo. Rita, la numero uno. Non ti sei divertito? Dice voi. Voi divertirsi. Entonces, vi divertite. È al passato prossimo. Ah, vi siete divertiti. E le pregunto a un no, divertiti per un gruppo alla festa. Che plurale. Sì, ricordate sempre io, tu, lui, lei, il participio finisce con o o con a. Noi, voi, loro, con i o con e, perché sono plurali. Super. Cecilia, la 2. Sul tram noi non ci siamo seduti o sedute perché non c'erano posti liberi. Perfetto. Sul tram noi non ci siamo seduti o sedute. Non sappiamo se è un gruppo di uomini misto o di solo donne. Perché non c'erano posti liberi. Super. Italo. Ormai ci siamo abituati al comportamento di Marta. Super.
Ci siamo. Ormai ci siamo abituati al comportamento di Marta. Benissimo. Questo ormai... Ricordate sempre che è una parola che significa adesso, ma nel senso quando noi diciamo a questo punto. Allora, quando tu dici ormai ci siamo abituati al comportamento di Marta, significa tu si capisce subito che il comportamento di Marta sicuramente non è un buon comportamento. Allora io dico a questo punto, dopo tutto questo tempo, ci siamo abituati al comportamento di Marta. La parola ormai è sempre un po' malinconica, secondo me, perché significa adesso, in questo momento, però, come parlando di tutto il tempo che è già passato. Per esempio, gli italiani dicono... Sono ormai vecchio per queste cose. Eh? Significa che adesso sono vecchio, ma adesso, dopo tutto il tempo che è passato, a questo punto sono già vecchio. Si capisce un po' l'ormai? Non è semplice, non è una parola semplice. Bene. Marcello, la 4. Juan e Pedro si sono scritto a una scuola di italiano. Ah, si sono iscritti. Iscritti. Ricordatevi sempre loro, i o e. In questo caso Juan e Pedro maschile iscritti. Bene. Rita. Siccome non conoscevamo la lingua. Ricordati dove va l'accento in questa parola? Siccome non... No. Conoscevamo. Ecco, siccome non conoscevamo la lingua. Non ci siamo. Fatto capire bene. Noi non ci siamo fatti. Fatti. Il noi è plurale. Noi, voi e loro, plurale. I, o, e. Cecilia. Ieri mi sono lavata i capelli con un nuovo shampoo. Gli italiani pronunciano shampoo. Guarda, shampoo. Shampoo. Da ieri mi sono lavata o mi sono lavato i capelli con un nuovo shampoo. Shampoo. Italo. Mi sono stancato perché sono stato molte ore in piedi. Perfetto, mi sono stancato perché sono stato molte ore in piedi. Benissimo. E Marcello? Paolo è una persona che ha fatto sempre i fatti suoi. Sì, però mi manca una cosa prima del è fatto. Sì, sì, è fatto. Ecco, che sì, è fatto. E un'altra cosa, sempre che sicuramente non ti rendi conto quando lo dici, la parola è che, non chi.
Perché ricordate che chi significa quien. Che cosa significa farsi i fatti suoi? Che sarà suci. Più o meno. Però significa, quando io mi faccio i fatti miei, significa che io non parlo delle cose degli altri, non do la mia opinione di temi che non sono miei. Ok? Allora, per esempio, non so, Cecilia ha un problema e io comincio a dare la mia opinione che Cecilia non mi chiede. Ah, Cecilia, tu dovresti fare questo, quest'altro. Cecilia si arrabbia e mi dice, ah, sai, fatti i fatti tuoi. Ok? Allora, vivere la propria vita senza entrare nei problemi degli altri. Quello è farsi i fatti propri. Sì, si capisce? Bene. Ok. Rita, tocca a te. Io, Roberta. Io e Roberta ci siamo viste. Benissimo. Solo per pochi minuti. Benissimo. Allora, tu che sei donna, dici, e io e Roberta ci siamo viste per pochi minuti. Se lo dico io, ci siamo visti per pochi minuti. Super. Cecilia. Quanti di siete messi o messe d'accordo? Esatto. Con chi vi siete messi o messe d'accordo? Super. Italo. Daniele e io ci siamo incontrati per caso sull'autobus. Sull'autobus. Daniele ed io ci siamo incontrati. Scusatemi, ci siamo incontrati per caso sull'autobus. Super. Marcello. Mi sono chiesto più volte se vale la pena studiare tanto. Super, mi sono chiesto più volte se vale la pena studiare tanto. Se no, mi sono chiesta, se lo dicono le donne. Bene, Rita. Quando ti sei accorto super che avevi preso il treno sbagliato. Benissimo. Quando ti sei accorta che avevi preso il treno sbagliato? Che cosa significa accorgersi? Darsi cuenta. Accorgersi, rendersi conto. Anche rendersi conto, che l'altra forma è un verbo riflessivo. Allora, così come io dico tu ti sei accorto, tu puoi dire quando ti sei reso conto che avevi preso il treno sbagliato. E se è una donna, quando ti sei resa conto.
Bene. Cecilia. Il film non era interessante. Non ti sei perso assolutamente niente. Super. Il film non era interessante. Non ti sei perso o non ti sei persa assolutamente niente. Bene. Italo. Io mi sono iscritto ad una palestra. Benissimo. Mi sono iscritto ad una palestra. O mi sono iscritta ad una palestra. E finalmente Marcello. Siccome non conoscevo nessuno, mi sono presentata da sola. Esatto. Mico, mi manca una cosa. Mi sono presentata sola. Esatto, l'unica forma corretta in questo caso è presentata, perché da sola. Ricordate sempre che le parole solo, sola, soli, sole vanno sempre accompagnate, non vanno mai da sole, vanno sempre accompagnate dalla preposizione da. Da solo, da sola, da soli, da sole. In questo caso da sola è femminile. Bene, benissimo. Avete fatto molto bene, come sempre. Allora, andiamo all'altro libro. Eravamo arrivati fino alla pagina 138. Allora, avevamo... Sì, 138, vero? Sì, sì. Sì, sì. Avevamo ascoltato il dialogo, avevamo anche letto il dialogo. Adesso lo ascoltiamo di nuovo velocemente per rispondere a... niente, no. Non dobbiamo continuare a lavorare con quel dialogo, possiamo andare avanti. Allora, niente, ascoltare di nuovo il dialogo. Bene, allora, che cosa farete? Prima di tutto, leggiamo queste espressioni. Sono espressioni utili per i negozi, ok? Allora, abbiamo espressioni per esempio, chiedere il prezzo di qualcosa. Rita, leggimi le espressioni per chiedere il prezzo. Chiedere il prezzo. Quant'è? Quanto avviene? Quanto costa? Ce l'ho uno sconto? Esatto. Allora, quant'è? La contrazione di quanto è, vero? Quello serve per, alla fine, quando tu hai tutto quello che vuoi, vuoi pagare, e tu dici, quant'è? Ricordate che avevamo una forma che non è molto comune per noi che parliamo spagnolo, che è con il verbo venire. Allora io dico, quanto viene? Ma questo quanto viene... serve per solo una cosa. Per esempio, quanto viene questa maglietta? Ma se sono più cose?
Come sarà Rita se, se non è sorda? Come? Quanti? Quanti? No. Quanto? Vieni. No, qual è il plurale di viene? Viene è il lui, lei viene del verbo venire, il plurale di lui, lei è loro. Vengono. Esatto. Allora, se io voglio chiedere il prezzo di qualcosa che non è solo una cosa, sono molte cose, sono più cose, io dico quanto vengono? Per esempio, quanto vengono queste scarpe? Le scarpe sono sempre al plurale, allora io non posso dire quanto viene, devo dire quanto vengono. E lo stesso succede con questo. Quanto costa? Quanto costa è una cosa. Se sono le scarpe, Rita, quanto? Costano. Perfetto. Quanto costano queste scarpe? Dobbiamo sempre stare attenti a quello, al singolare o plurale. Allora, la parola sconto, ricordate, significa quando un prodotto è in offerta e costa meno. Ma tu puoi chiedere, c'è lo sconto? C'è uno sconto? Cecilia, per parlare del colore. Di che colore è? C'è anche in blu? Lo preferisco nero. Perfetto. Allora, di che colore è questa maglietta? È un po' strana la domanda, però beh. Di che colore è la maglietta? Però le scarpe, per esempio. Arancione? Non ti stavo chiedendo. Stavo facendo l'esempio della domanda, no? Di che colore è la maglietta? Però se sono le magliette o le scarpe? Di che colore sono queste scarpe? Queste scarpe o le scarpe? Di che colore sono? Ecco, le scarpe. Di che colore sono? Le scarpe. Lo stesso, c'è anche in blu? Quello è una sola cosa. Però per esempio i pantaloni noi li usiamo sempre al plurale. Io non dico il pantalone, mai. Sono sempre i pantaloni. E io voglio chiedere lo stesso, no? Se c'è il colore blu per i pantaloni. Come dico? Come faccio la domanda? Di che colore sono questi pantaloni? Sì, ma nell'altra forma, quando c'è anche in blu. Ah, in blu, già. Ci sono anche in blu? Perfetto, ci sono anche in blu? Benissimo, ricordate sempre che il plurale di c'è è ci sono. Ci sono anche in blu? Lo stesso qua, lo preferisco nero, se qualcosa al plurale, li preferisco neri, se è femminile, la preferisco nera o le preferisco nere, dipende da il genere e il numero. Bene. Italo, per esprimere un parere. È molto elegante. È di moda? È
alla moda. È bellissimo. Super. È molto elegante, è di moda, è alla moda, è lo stesso. È bellissimo. E al plurale? Qual è il plurale di è molto elegante, Italo? Sono molti eleganti. Occhio che il molto non cambia. Sono molto eleganti. Esatto, sono molto eleganti. Se sono i pantaloni con l'ultima, con è bellissimo, ma i pantaloni? I pantaloni sono molto eleganti. Sì, no, ma con l'ultima frase, con è bellissimo, ma con i pantaloni. I pantaloni sono bellissimi. Perfetto. E finalmente Marcelo, per parlare del numero o della taglia. Che numero porta? Che taglia è? È un po' stretto. Super. È un po' stretto, significa che è piccolo, no? Al plurale, di nuovo, i pantaloni? Sono un po' stretti. Perfetto, sono un po' stretti. Allora, è un po' stretto. Quale sarà il contrario? È un po'... largo. Il contrario di stretto è largo. Posso dire, per esempio, non è necessario sempre dire un po', no? Possiamo dire anche è troppo è grande. È troppo grande. O al contrario, è troppo piccolo. Piccolo. Lungo? No, piccolo è corretto. Adesso no, poi io... puoi dire è lungo. Certo. O il contrario è ristretto. No, perché stretto era il contrario di largo. Però qual è il contrario di lungo? Domanda per tutti? Corto. 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 Super. Ovviamente tutto questo dipende da che cos'è. Se la maglietta è un po' larga, è troppo grande, è troppo piccola, è lunga, è corta. Se sono i pantaloni, sono un po' larghi, sono troppo grandi, sono troppo piccoli, sono lunghi, sono corti. Ovviamente tutto dipende da il genere e il numero di che cosa stiamo provando. Vero? Quanto siete silenziosi oggi, non so che cosa succede. Giuseppe, sì. Qual è il plurale di largo? Larghi. Allora sarebbe sono un po' larghi, con H. Lo stesso succede con il plurale di lungo, con H. Sono lunghi.
Bene, allora faremo un esercizio dove faremo un dialogo, un piccolo dialogo. In questo dialogo, ovviamente, sarà questo dialogo tra un cliente e un commesso o una commessa. Che cos'era? Chi era il commesso o la commessa? La persona che lavora, le persone che lavora in un negozio. Allora, uno sarà il cliente, l'altro sarà il commesso o la commessa, e ovviamente dovete comprare qualcosa. Vi lascerò, perché ricordate che abbiamo nel materiale complementario, quella cartella di materiale complementario che io vi ho dato, c'è lì un'immagine che ve le invierò. Eccola. Adesso ve le invierò su WhatsApp, perché è molto utile. Parla di diversi tipi di capi di abbigliamento, e anche parla di colori. Eccola. L'ho inviata su WhatsApp perché può aiutare. Adesso comunque ve la faccio vedere qua. Eccola. Allora abbiamo separato per colore: nero, bianco, azzurro, blu, eccetera, e abbiamo diversi tipi di capi di abbigliamento separati per genere e numero, maschile singolare, maschile plurale, eccetera. Guardate la quantità di cose diverse che possiamo usare per vestirci. Ok? Allora, potete approfittare e usare questo aiuto per fare questa attività. Ce l'avete su WhatsApp, se non, perché vi servirà, la potete vedere lì. Vi separerò in due gruppi, ovviamente Cecilia con Italo e Marcello con Rita. Dovete fare questo, un dialogo tra un cliente e un commesso, che il cliente vuole comprare ovviamente qualcosa. Va bene? Mi capisce? Però lo scriviamo? Lo potete scrivere, sì. Adesso vi separerò in due gruppi e vi darò ovviamente alcuni minuti per farlo. Ok. E poi lo presentate come dialogo. Usate tutto quello che abbiamo visto, no? Ovviamente le espressioni che abbiamo visto adesso, le cose, i materiali, un po' di tutto. Abbiamo visto un bel po' di cose su un negozio di abbigliamento. Bene, allora, adesso sto aprendo le stanze, i gruppi, così potete lavorare tranquilli.
Bene. Ok. Siamo tornati tutti. Bene, allora cominciamo con Cecilia e Italo. Il vostro dialogo. Buongiorno. Come posso aiutarle? Ah, occhio lì. Come posso se vi state parlando in maniera formale, aiutarla. Come posso aiutarla? Aiutarla, eso tenía molta duda. La T, aiutarla. Aiutarla, aunque lei es maschile, pero es la. Uguale, sempre la, aiutarla. La, perfecto. Entonces, Italo. ¿Cómo puedo ayudarla? Buongiorno, vorrei comprare un regalo per un amico. ¿Qué cosa desidera? Vorrei comprare un cappello. Occhio lì, molto importante la pronuncia. Doppia P, cappello. Perché se io dico un capello, significa che dalla testa prendi un capello e lo compri. È un po' strano. Ah. Allora, un cappello. Ok. Vorrei comprare un cappello. Di che colore lo preferisce? Preferisco uno bianco. Perfetto. Eccolo qui. Mi sembra bene. Questo cappello è molto elegante. Certo, ma mi sembra un po' piccolo. È veramente stretto. Qui è una taglia L. Qui c'è? Qui c'è. Qui c'è. Qui c'è una taglia L. Ti piace? Taglia L, penso che sì. Quanto costa? Costa 120 euro. È un po' caro. Non c'è lo sconto? Sì, certo. Posso fare un 10% di sconto. Va bene, lo prendo. In confezione regalo, per favore. Non c'è problema. Adesso sono 108 euro. Italo si è bloccato, mi sa. Ah, si è perduto Italo. Sì, sì. Intanto torna Italo. Quando io parlo... Adesso sì? Italo, bene. Sei tornato. Che eri... Si è bloccato. Si è bloccato Italo. Ah, già. Già. Allora, eravamo rimasti a... Adesso sono 108 euro. Sì. Accettate carte di credito? Certo che sì. Benissimo. Lo prendo. Perfetto. Eccolo qui. Grazie mille. Arrivederci. Prego, arrivederci. Come? Prego, Cecilia, arrivede. Arriveder là. Ecco, esatto. Arrivederla. 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 È comune, non moltissimo, ma è comune, per esempio, che tu tratti in maniera formale a Italo, ma Italo ti dà del tu. Si può dare, no?
Allora, Italo dice arrivederci, però tu dici arrivederla. Arrivederci, sì. Ok, quando io dico, visto che stiamo parlando in maniera formale, io dico piace a lei, io dico le piace, non gli piace, no, le piace. Le piace, formale. Le piace il cappello? Formalità. Super, bravi, molto bene, molto molto corretto il dialogo. Voglio un amico come Italo che spende 108 euro per un cappello, per un amico. questi sì che sono amici. Bene. La commessa vende bene. Vende bene. Se vende. Bene, ascoltiamo il dialogo di Marcelo e Rita. È veramente informale. Ok. Buon pomeriggio, signorina. Ciao. Come posso aiutarla? Allora non è informale. Ah no? Bueno. No, perché se no, dici buon pomeriggio, signorina, come posso aiutarla? Tutto quello è formalità assoluta. Oh. Ciao. Ho visto quale scarpe nero, però voglio di colore blu. Di che colore? Blu. Bella scelta, le cerco. Che numero porta? Il 38. Ma chi piede da principessa? Le che cerco piede, subito. Che piede da principessa? Le cerco subito. Sono qui, prego. Vanno bene? Sono perfetto per me. Quanto sono vengono? Perfette. Perfette per me. Perfette per me. Per te 150 euro. Poi voglio prendere anche la borsa blu. Una combinazione perfetta. E quanto costa? Ma ti faccio un sconto, 200 euro per le due cose. Benissimo. Accetta carta di credito? Certo, come no. E ahí? Arrivederci. Grazie, arrivederci. Buona giornata, goditeli. Che? Buona giornata a chi? Goditeli. Goditeli. Godili. Godili sarebbe. Godili. Ok. Sì. Ora Google me. A meno che non gli dici, le dai del lei, allora sarebbe li goda. Li goda. È difficile. L'imperativo formale è un po' complicato. Bene, super, super. Allora, quel commesso sì che sa vendere, eh? Fa lo sconto. Sì. Sì, la combina. Molto gentile. Yeah. Bene. Escribimos cada uno y le fuimos agregando. Ah. Avete fatto... No, bene, bene, in generale molto, molto bene. Mi è sembrato molto italiano il commesso, era... molta personalità. Bene. Piropero, ¿cómo se dirá esto? Le tiraba el piropo. ¿Piropero? Le daba piropo, ¿cómo es? Sí, porque le dijo que tenía un pie de princesa. ¡Éjale! Con tal de vender, Bene. Facciamo una piccolissima, piccolissima pausa. Yeah. Okay. 5 minuti.